Sacri, aiuto, ho un dubbio, ma se io dovessi venire a lavorare in Norvegia e a un certo punto dovessi perdere il lavoro, potrei percepire la disoccupazione dallo Stato norvegese anche non essendo cittadino norvegese? Questa è una delle domande che mi ponete più spesso e la risposta è sì, ma. Giracherrys, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Sakuri, la vostra guida spirituale per tutto ciò che concerne la vita in Norvegia: lavoro, lingua, cultura, costo della vita, tutto quello che vi pare. Oggi, come avete visto dall'intro, discutiamo una questione importante. Se si viene a lavorare in Norvegia e dopo un tot di tempo si perde il lavoro, si può percepire un aiuto, un sostegno, un supporto dallo Stato norvegese tramite quella che noi chiamiamo disoccupazione. Sì, questa cosa è possibile, ma ovviamente c'è un regolamento e ve lo vado a spiegare nel corso del video. Cominciamo col dire come si chiama la disoccupazione in Norvegia. Si chiama dagpenger. Chi rilascia la disoccupazione in Norvegia, cioè qual è l'ente a cui rivolgersi in questo caso? È il NAV, che sarebbe niente di meno che l'equivalente norvegese del nostro IMSS. Chi può percepire la disoccupazione in Norvegia? Qui cominciamo a parlare un po' di cifre. Premessa importantissima, fondamentale a questo video. Io in questo video vi snocciolerò determinate cifre che servono per calcolare quanto si può prendere di disoccupazione, eccetera, eccetera. Allora, fate conto che le cifre si aggiornano ogni tot tempo, di anno in anno tendenzialmente non si discosteranno tantissimo nel breve futuro dalle cifre che vi sto dicendo adesso, però potrebbero non essere esattamente quelle che trovate nel video. In Norvegia può percepire la disoccupazione chi ha perso almeno il 50% o più del suo precedente tempo lavorativo totale e che quindi a causa di ciò ha perso almeno la metà o una percentuale maggiore fino ad arrivare alla totalità dei suoi introiti da stipendio. Punto numero due, in Norvegia ha diritto a percepire la disoccupazione chi ha avuto come introiti da stipendio negli ultimi 12 mesi una cifra pari a, me la sono scritta perché sono cifre che non potrò mai ricordare a memoria, 177.930 corone negli ultimi 12 mesi, oppure 355.860 corone negli ultimi 36 mesi. Ricordate bene che in questo conteggio non rientrano i soldi percepiti o guadagnati tramite partita IVA, che è quello che in norvegese si chiama Enkeltpersonsforetak. Ultimo, ma non meno importante, può percepire la disoccupazione chi ha meno di 67 anni. Questo perché 67 anni è in Norvegia l'età pensionabile e quindi poi ovviamente si entra in un altro tipo di sistema. Quanto si può prendere di disoccupazione? C'è una cifra fissa? No, la cifra è variabile, dipende da persona a persona. Ed equivale al 62,4% della cifra maggiore tra queste due possibilità, o quello che si è guadagnato negli ultimi 12 mesi, oppure la media dei guadagni degli ultimi 36 mesi, quindi degli ultimi 3 anni. Come capire se si ha diritto alla disoccupazione eventualmente? Quale cifra si può percepire? È molto semplice. Sul sito del NAV c'è un calcolatore in cui voi potete inserire i vostri dati e capire prima di tutto se avete diritto a prendere la disoccupazione e seconda cosa, qual è la cifra a cui avete diritto. Appunto, vi lascio il link qui sotto nell'info box. Quando viene pagata la disoccupazione? Ecco, questo è interessante. Non viene pagata mensilmente, ma viene pagata ogni 14 giorni sul vostro conto in banca norvegese. Una cosa interessante, che però riguarda, penso esclusivamente questo periodo, quindi il momento in cui sto girando il video,
Al momento le tempistiche per avere una risposta sulla propria richiesta di disoccupazione sono di 9 settimane, se non sbaglio. Come richiedere la disoccupazione? Ogni 14 giorni voi dovrete inviare al NAV tramite il sito nav.no quella che si chiama Meldecort. Dovrete innanzitutto rispondere a 5 domande a cui potete rispondere solo sì oppure no. Le domande sono: hai lavorato negli ultimi 14 giorni? Vi indicano sempre il periodo, quindi va dal lunedì di una tale settimana alla domenica della settimana successiva. Negli ultimi 14 giorni non hai avuto la possibilità di lavorare perché sei stato in malattia? Sei stato in ferie negli ultimi 14 giorni? Negli ultimi 14 giorni hai studiato, cioè hai frequentato corsi di qualsiasi tipo, corsi di aggiornamento, istruzione, educazione di qualsiasi genere. E infine l'ultima domanda è: vuoi continuare a percepire la disoccupazione anche per i prossimi 14 giorni? Ricordate che se risponderete sì a una delle prime quattro domande, dovrete indicare quante ore avete lavorato, in quale giorno. C'è una tabellina, è molto intuitiva, quindi dovrete mettere una crocettina sui giorni in cui siete stati in ferie, una crocettina sui giorni in cui siete stati ammalati, dovrete indicare se avete lavorato o studiato, quante ore, in quali giorni della settimana. Comunque è molto semplice. Questo serve al NAV per sapere che non vi devono pagare, le ore o le giornate in cui voi, avete lavorato per qualcun altro, quindi avete percepito una paga, o i giorni in cui avete frequentato dei corsi, i giorni in cui siete stati in ferie, perché ovviamente non vi pagano per andare in vacanza, o i giorni di malattia. Ricordate che sulla disoccupazione si pagano le tasse, pagate secondo la vostra scattecort. Il video sulle tasse ve lo lascio linkato qui in alto, non sto a ripetermi questo video perché altrimenti viene lungo 2 ore e mezza. Però se vi interessa capire come funziona la tassazione in Norvegia trovate informazioni appunto in quell'altro video. Quindi sulla disoccupazione pagate le tasse e queste tasse contano anche come contributi pensionistici. Quanto a lungo si può continuare a percepire la disoccupazione in Norvegia? Lavorate 2 anni e poi vi danno disoccupazione tutta la vita se non lavorate più? Assolutamente no. Anche questo dipende dai guadagni o degli ultimi 12 mesi o dalla media degli ultimi 36 mesi. Quindi, se i vostri introiti da stipendio sono stati negli ultimi 12 mesi o la media degli ultimi 36 mesi superiori a 237.240 corone, potrete continuare a prendere la disoccupazione per 104 settimane, vale a dire 2 anni. Altrimenti, se i guadagni sono sotto questa cifra di, ricordo, 237.240 corone, potrete percepire la disoccupazione per 52 settimane, vale a dire 1 anno. Nel periodo in cui percepite la disoccupazione, comunque, ovviamente, il NAV vi inviterà caldamente a trovarvi un altro lavoro. Quindi ci sono possibilità di fare tramite il NAV corsi di aggiornamento, vi verrà affiancato un tutor, diciamo, che ogni tanto monitorerà la vostra situazione, vi aiuterà a trovare un lavoro adatto alle vostre competenze, al vostro livello di istruzione, eccetera, eccetera. Bisogna mostrare dei documenti al NAV per poter percepire la disoccupazione? Ovviamente sì, serve il contratto di lavoro, ad esempio, se voi avete un contratto a tempo determinato, basterà inviare o caricare sul portale del NAV, il vostro contratto in cui sarà, segnata sicuramente la data di inizio del contratto e la data di fine. Quindi, insomma, il NAV saprà che voi non state più lavorando perché quel contratto lì è terminato. Se invece avevate un contratto a tempo indeterminato, serve un documento che, spieghi il motivo per cui voi non state più lavorando per il vostro precedente datore di lavoro. Bene, amici, credo che questo sia tutto. Penso di avervi dato tutte le informazioni necessarie, più importanti a capire come gestire eventualmente una situazione di disoccupazione in Norvegia. Spero che nessuno di voi avrà mai bisogno di questo video perché vorrebbe dire che avevate un lavoro e l'avete perso. Però, se dovesse essere questo il caso, spero che questo video vi darà una piccola mano
a destreggiarvi un po' più facilmente con la burocrazia norvegese in un periodo che sicuramente non è piacevole ed è insomma un po' difficilino da digerire. Detto ciò, se state guardando questo video perché avete perso il lavoro o state per perdere il vostro lavoro in Norvegia o avete paura di perdere il vostro lavoro in Norvegia, vi mando tante vibes positive, tantissimi cuoricini e incrocio le dita per voi, in bocca al lupo. Se avete domande, fatemele pure qui sotto nei commenti. Non sono un'esperta di burocrazia norvegese, però insomma provo a capirci qualcosa e spiegarlo a voi. Alla prossima, un bacione, Hadebra e in bocca al lupo per tutto.